Stessa spiaggia, stesso mare, stessa mancanza di figure stagionali. Agli annunci degli operatori balneari, infatti, non rispondono soprattutto aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri, baristi. Lo stesso per la nostra regione, già beffata dal maltempo e dall'erosione della costa. E cosa accadrà con lo stop al reddito di cittadinanza, si chiede Padovano a fine anno. Da gennaio 2024 debutta infatti l'assegno di inclusione. Padovano, della SIB Confcommercio, conferma che a stagione estiva quasi alle porte, mancano soprattutto giovani disponibili al lavoro stagionale negli stabilimenti. Il maltempo ci sta dando un filo da torcere, non indifferente. Per quanto riguarda il personale, noi siamo alla ricerca, abbiamo anche incaricato le società interinali per fare in modo che ci possa dare questo supporto della ricerca delle risorse umane. Però ci rendiamo conto che purtroppo manca la figura del cameriere, dell'aiuto cuoco, del lavapiatti, anche del barista. È un mestiere che forse pochi vogliono fare, però non è un cattivo mestiere, anzi è un bel mestiere, perché ti metti a conoscenza con la società, col mondo, con i clienti e tutto. Qualcuno ci rimprovera che noi facciamo lavorare troppo. La maggior parte di noi fa due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio. E siamo legati ai contratti nazionali sul turismo, firmati a CGL, CISL e UIL. Padovano aggiunge che durante il periodo del Covid bisognava formare soprattutto le figure straniere, anche perché sono esse a rispondere agli annunci con più facilità. Ma il sommerso, il nero, c'è nel settore o no? Ma guardi, chi fa il sommerso secondo me commette un grande errore per due motivi. Uno, perché sta a rischio la propria attività ed è la sanzione è pesante. L'altra non conviene perché poi alla fine le assunzioni tutte le detrai dall'attività reddituale. E sempre sul litorale di Francavilla incontriamo Mattia Trusniak del Lido e il Pareso. Ma c'è poca voglia di lavorare oppure alcuni dicono siamo sottopagati, facciamo più delle nostre ore e via dicendo? Allora, sentito dire qualcuno può essere sottopagato, non è il caso di tutti quanti, sicuramente la voglia di lavorare manca ultimamente. La cosa che ci fa piacere, che mi fa piacere personalmente, nel nostro caso ho rivisto qualche ragazzo, come succedeva tempo fa, passare e chiedere lavoro. Ma è vero che gli stranieri hanno più voglia di lavorare o no? Sì, questo sì, hanno più voglia, magari forse hanno anche più bisogno, però rispetto agli anni passati passano sempre molto meno, anche loro. Intanto i turisti fotografano il mare, forse visto chissà, per la prima volta.